Ciao ragazze, allora bentornate sul canale. Allora, oggi video un po' un mix. Facciamo un po' due chiacchiere su alcuni chiacchiere tra donne, su alcuni prodotti che ho riscoperto, che sto utilizzando ultimamente e sono andata appunto a ripescare nella mia collezione make-up e poi qualche piccolo prodottino che ho acquistato in questi giorni. Allora, partiamo dalle riscoperte, quindi vi parlo di questi prodottini. Molte volte quando ci si trucca si prendono sempre magari gli ultimi arrivati, le cose nuove, e quindi magari si dimenticano le cose che abbiamo già. Però io spesso vado appunto a ripescare delle cose che magari non utilizzavo da tempo e quindi mi dimentico magari se mi piacciono o non mi piacciono. Allora, una cosa che ho utilizzato spesso ultimamente, questa l'avevo acquistata al Cosmoprof passato, quindi non è neanche tantissimo che ce l'ho, ed è una tinta labbra del marchio V7 ed è la Mega Matte Lips. Allora, sono appunto queste tinte matte. Io questa l'ho pagata 2 euro perché comunque lo stand della V7 ha venduto soltanto il lunedì, l'ultimo giorno, quindi tutto 2 euro, quindi ho preso un po' di roba da testare. Questa qui è la colorazione, non si vede, però ve la dico io, magari vi scrivo tutto durante il video. Si chiama Hasta la Vista ed è appunto questo rosso mattone. Allora, la colorazione è questa. Allora, vedete questo rosso qui. Allora, mi piace tantissimo questa tinta labbra, la reputo molto valida. Si stende molto bene, ha questa texture molto cremosa, tipo mousse, sembra una mousse. Ha un odore di dolce, di pasticceria, ha lo stesso odore di una tinta della Make Up Revolution che ho, che ha la stessa texture, però quella non mi piace affatto perché non colora per nulla. Invece questa qui devo dire che si stende benissimo, ha un colore bello pieno e dura anche tanto, quindi è un'ottima tinta, molto confortevole, mi piace davvero molto, quindi ultimamente la sto usando tantissimo. È un colore poi così freddo che secondo me per il periodo va molto bene, devo dire che è abbastanza valida. Quindi se vi capita quest'anno di andare al Cosmoprof, vi consiglio di andare a vedere lo stand il lunedì, quindi dategli un'occhiata, penso che ci sia perché anche gli altri anni c'è sempre stato questo stand qui. Quindi la sto usando tantissimo. Per le labbra ho ripreso anche questo vecchio matitone di Kiko, di una vecchia edizione limitata, non ricordo neanche quale perché Kiko sforna così tante edizioni limitate che ci dimentichiamo, ed erano questi matitoni doppi che avevano fatto anche con gli ombretti, che io ne possiedo anche un paio. Ed era un lato questa colorazione qua molto sheer, che tra l'altro non ho utilizzato quasi mai perché appunto tipo gloss e colora, vedete, tra l'altro molto poco, quindi è tipo un lucido, diciamo. Però invece sto utilizzando tanto, allora è la 06 per chi magari le ha, l'altra colorazione, questa qui, che è appunto questo colore, non lo so neanche come definirlo. Allora, mi piace tanto perché si applica molto velocemente, molto facilmente, quindi magari se sono di corsa la mattina oppure devo uscire, perché penso capita un po' a tutte di uscire magari per fare delle commissioni giusto quella mezz'oretta, allora io applico magari una cosa molto veloce e questa è davvero carina, è questo colore. È un po' sheer, però non tantissimo, e devo dire che per essere un prodotto tipo gloss, diciamo, molto leggero, dura anche un bel po', quindi non è davvero male e l'ho riscoperto, lo sto utilizzando ultimamente, quindi mi piace. Me l'ero dimenticato perché, ripeto, si vanno magari sempre a ripescare gli ultimi arrivi. Poi altri due prodotti, sto utilizzando questo eyeliner di Yves Rocher, tra l'altro è quello che ho usato anche oggi, ed è la colorazione 04 Saphir ed è un blu, raga, non è un azzurro acceso, è un blu,
un po' più scuro, sembra un blue jeans. Allora ha questo pennellino, vedete, piccolino, ed è una via di mezzo tra il rigido e quello diciamo più flessibile, e devo dire che è molto facile da applicare, quindi sembra, magari essendo un eyeliner liquido, magari può essere più difficile la stesura, perché bisogna essere comunque più precise, però devo dire che è molto facile l'applicazione, scrive veramente bene, ha un bel tratto sull'ombretto, perché molti eyeliner sugli ombretti non scrivono, invece questo scrive abbastanza bene, dura perché comunque non sbiadisce durante la giornata, e mi piace davvero tanto. Il colore è questo, sembra quasi nero, però è un blu scuro, ma sull'occhio comunque si vede che è un blu, quindi non si vede che è nero, e devo dire che mi piace tanto. Questi, ci sono varie colorazioni di questi eyeliner, c'è un verde, c'è il blu, c'è il nero, e devo dire che sono abbastanza validi e facili da applicare soprattutto. Poi un altro prodotto che sto utilizzando, ho ripescato perché ce l'ho da un bel po' di tempo, è un blush di Elf. Elf aveva chiuso per un po' lo store online, però se non sbaglio lo ha riaperto, quindi non sono andata a vedere. Questo è il Tickled Pink, ed è questo, più che pink, ha poco di rosa secondo me, vira un po' più sul pesca. Scusate, mi sta piacendo tanto. Lo sto rivalutando perché, nonostante fosse un blush comunque di poco prezzo, molto molto low cost, perché Elf è un marchio low cost, comunque era un blush molto molto valido, mi piace, dà quel tocco naturale, quindi molto veloce da applicare, dà appunto quella luminosità giusta, non eccessiva, quindi ultimamente lo sto usando tantissimo. Questi sono quelli della linea studio, perché c'erano anche quelli della linea base, se non ricordo, di cui ne ho anche uno, ma sono un po' più così, più blandi, diciamo. Quindi questi prodotti li ho ripescati. Poi di cosa parliamo? Parliamo di unghie invece, perché ultimamente sto provando dei prodottini, ne ho acquistati di nuovi, e vi voglio, diciamo, dire due chiacchiere. Allora, come prodotti base top coat, allora ultimamente sto utilizzando la base di Yves Rocher, questa qui. Allora, questo è il vecchio packaging, perché adesso l'hanno cambiato, quindi lo trovate nel nuovo packaging, però il prodotto credo che sia uguale, magari anche migliorato, ed è la base unghie lisciante e luminosa. Allora, io mi sto trovando veramente bene, perché sì, base unghie levigate e luminose, mi sto trovando bene, è leggermente rosata, quindi anche applicandola da sola, quando magari vogliamo fare una pausa dallo smalto, dà quel tocco naturale, quel tocco sano all'unghia, mi piace davvero tanto, e si asciuga in fretta, questo mi piace, quindi si asciuga in fretta ed è veramente valida, bella fluida, mi sta piacendo tanto, quindi magari poi potrò anche ricomprare quella nel packaging nuovo, quindi ve la consiglio questa qui. Come top coat invece, sono sempre alla ricerca di top coat validi, perché ne provo sempre di diversi, mi piace testarne di diversi. Allora, ultimamente avevo acquistato appunto quello di Yves Rocher, quello, il top coat, come si chiama, effetto gel, appunto, questi nel nuovo packaging, questo qui. E quasi insieme, non quasi insieme, poco dopo, ho acquistato questo qui di Kiko, invece, il Gel Look Ultra Glossy Effect Top Coat. Quindi sono due top coat effetto gel. Allora, i top coat effetto gel mi piacciono perché appunto rendono l'unghia veramente bella, lucida, si vede proprio un effetto gel. L'unica cosa che poco dopo, se non subito, ma comunque dopo un po', dopo anche un giorno, si inizia a lesionare, quindi con alcuni smalti si nota molto. Se magari mettiamo uno smalto bello rosso, bello intenso, quando si lesiona il top coat si vede. Quindi questa cosa non mi piace tantissimo, magari su uno smalto del genere, come quello che ho, che magari ha delle perlescenze, o con gli smalti glitterati si nota meno,
però con gli smalti quelli magari normali, tinta bella piena, si nota invece tanto. Quindi questa cosa un po' mi dà fastidio, però l'effetto mi piace. Poi comunque bisogna stare attenti nella stesura, perché hanno questa consistenza più densa, appunto più gelosa, e quindi bisogna comunque applicare un bello strato di top coat. A me piacciono, però non so se li ricomprerei, perché per questo motivo qua si lesionano facilmente, quindi su alcuni smalti non mi piace l'effetto dopo un giorno. Rimane sì lucido, l'unghia rimane lucida, però comunque si vedono queste piccole lesioni. Quindi non so, penso che i top coat così in gel abbiano questo, diciamo, difettuccio, quindi credo un po' tutti, però fanno delle unghie veramente belle lucide. Quindi io, sempre alla ricerca di top coat, ne ho comprati due ultimamente, che non vi ho mostrato, e ve li mostro in questo video, e sono due della P2. Allora, uno è l'Ultra Wear Top Coat, questo qui, poi vi scrivo tutto ovviamente, ragazze, ed è appunto top coat protettivo per una lunghissima tenuta dello smalto, finitura professionale lucidissima e a rapida asciugatura. Allora, io l'ho utilizzato solo una volta perché l'ho comprato da poco, tra l'altro li ho presi anche col 30% di sconto da OVS, quindi l'ho usato solo una volta, non vi so dire ancora se mi piace o no, però si stende abbastanza bene, bello lucido, e lo smalto è durato anche parecchio, quindi non so, poi magari vi dirò più in seguito. E poi ho voluto prendere questo invece, che è il 4-in-1 Complete Care. Allora, questo qui invece fa tutto, perché praticamente qui dice è una base, un correttore livellante, un indurente e un top coat antigraffio, quindi si può usare anche come base e come top, quindi molte volte magari anche pratico avere un solo prodotto che funge appunto da base e da top coat. Quindi devo testare anche questo e vi faccio sapere. Io di basi e top di P2 non ne ho mai provati, ho provato gli smalti e mi piacciono da impazzire, quindi vediamo un po' se mi piacciono anche questi, anche perché poi sono prodotti che non costano tantissimo, quindi se sono validi meglio ancora. Poi continuando, dicevo, ragazze, sempre parlando di unghie, vi voglio menzionare un solvente che compro per la seconda volta, e ne ho comprato anche un terzo perché mi piace veramente tanto. Allora, io di solito prendo quello della Parisienne, quello che mi capita, perché comunque ne consumo tantissimo, perché cambio spesso lo smalto, quindi ne consumo tanto. L'avevo preso da questo sapone perché lo trovavo sempre in offerta a 2 euro, ed è questo qui della Mille Luci solvente extra delicato per unghie senza acetone, ed è questo boccione da quant'è? Da 2,50? Sì, da 2,50. Allora, io l'avevo preso anche perché, essendo bello grande, mi faceva anche comodo comprarne uno più grande. E devo dire, questa è la seconda confezione. La prima non ve l'ho fatta vedere perché mia madre l'aveva gettata via, quindi non ho potuto recuperarla. E mi trovo veramente bene. Innanzitutto ha anche un buon odore rispetto ad altri solventi, toglie benissimo lo smalto, e comunque non macchia tantissimo la pelle, perché molte volte i solventi macchiano la pelle anche intorno, quindi un macello anche dopo, non se ne viene facilmente. Invece questo qua mi piace davvero tanto, è bello delicato, non è aggressivo, e appunto, ripeto, ha anche un odore più piacevole rispetto ad altri. Questo qui 2 euro. L'altro giorno sono ritornata da quel sapone per fare uno dei miei soliti giri, e ho visto questo qui, che praticamente io pensavo fosse diverso, sempre della stessa marca, sempre 2 euro, pensavo fosse diverso, ma invece credo sia uguale, abbiano cambiato soltanto la confezione. Vedete, perché c'è scritto comunque solvente extra delicato, quindi credo che sia la stessa cosa, però hanno cambiato il pack, è nero e fucsia, sempre 2 euro. Quindi l'ho voluto prendere di scorta perché, ripeto, ne consumo tanto. Quindi se vi capita da acqua e sapone di vedere o questo qui o questo qui, compratelo, perché a me piace tanto, quindi provatelo anche voi. Quindi 2 euro per 250 ml ci sta tutto. In quel giro da acqua e sapone, qui ho fatto questo acquistino pupa,
fatto con i coupon. Ultimamente Pupa ha sfornato uno dei suoi coupon che magari ti permettono di comprare un prodotto scontato, di ricevere dei regali, eccetera, eccetera. Allora, questo coupon ti permetteva di comprare un rossetto I Am Pupa a prezzo, il prezzo che comunque hanno nel punto vendita che scegliete, e di scegliere in regalo due smalti. Allora, o uno smalto è una base, oppure due smalti colorati. Allora, io ne ho scelti due. Allora, lo smalto l'ho pagato 9,90, prezzo credo normale, che si trovi più o meno ovunque, e ho preso il 107, questo qui. Vabbè, sapete come sono, io mi trovo bene, molte magari non tanto si trovano bene, io ne ho altri 4 se non sbaglio, sì, e mi trovo veramente bene, mi durano anche tanto, sono belli morbidi, confortevoli, non mi vanno nelle pieghette, nelle rughette in verticale, quindi già quella cosa mi piace e mi durano abbastanza, quindi questo l'ho già utilizzato una volta e mi è piaciuto veramente, ho azzeccato un bel colore e mi piace, bello cremoso, ve lo faccio vedere, ed è questo qui, è un malva, ne ho di simili, ma questo è abbastanza diverso ed è molto bello, questo qui, il 107, e quindi con 9,90 mi sono portata anche a casa i due smalti della linea però normale, non la Lasting Color Gel, ma la Lasting Color normale, invece di prendere una base, perché appunto comunque adesso ne sto utilizzando altro, ho preferito prendere due smalti colorati. Allora, ero indecisa perché più o meno non c'erano colori molto molto particolari, però ho voluto prendere un rosso. Questo è un rosso che va un po' sull'arancio, quindi è un po' più acceso come rosso, ed è il numero 600. Ne ho di rossi, però comunque è un colore che si consuma più facilmente perché viene utilizzato più spesso, almeno per quanto mi riguarda, quindi ho voluto prendere questo rosso qui. A me questi smalti piacciono, non mi dispiacciono, quindi. E poi questo color pesca, il numero 508. Quindi ho voluto prendere per 9,90, comunque ho preso un rossetto che comunque è valido e due smalti. Quindi ho approfittato di questa promozione Pupa, quindi se comunque siete iscritte al sito della Pupa vi arriverà sicuramente l'email per scaricare il vostro coupon. Niente ragazze, io spero di avervi detto tutto, sì, vi ho detto tutto, qualche chicca qua e là, così per fare un po' di chiacchiere tra di noi sul make up, sulle cose che comunque si utilizzano, perché magari avete anche voi le stesse mie cose, quindi magari vi siete dimenticate di possederle e le andate a ripescare anche voi. Niente ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!